Devo dire che sono molto importanti questi convegni e, come diceva anche il caro amico e collega Angus Maioli, collega di tante battaglie fiscali, devo dire, perché noi siamo stati, nel bene e nel male, i maggiori guastatori delle presunte riforme fiscali presentate negli anni passati. Soprattutto la penultima, diciamo che è caduta grazie al lavoro nostro. Siamo due dottori commercialisti, a differenza magari di chi tratta anche temi di carattere fiscale, noi le dichiarazioni le abbiamo fatte, le facciamo, non è una nota polemica, però molte volte vedo che chi tratta anche temi fiscali magari non si rende conto esattamente cosa vuol dire seguire un cliente, compilare una dichiarazione dei redditi, predisporre anche una programmazione di carattere fiscale sui versamenti, magari non è neanche mai compilata. È una polemica che facevo io, insomma, quando abbiamo discusso delle deleghe passate, faccio un cognome, insomma, però niente di personale, con il dottor Giavazzi. Io mi ricordo c'è un telefono che squilla, mi ricordo un incontro estremamente, vi racconto questo perché è estremamente imbarazzante, perché eravamo io e Gusmeroli delegati per il nostro gruppo a trattare la scorsa delega fiscale, che insomma poi ha avuto una giusta e corretta fine. Allora, siamo stati convocati nell'aula della Commissione Finanze, c'era Giavazzi, c'erano dei consulenti ovviamente del governo, e io ho parlato io per il nostro gruppo. In realtà, come io sono stato anche sottosegretario all'economia e ho seguito i temi fiscali col governo Conte 1, e devo dire che grazie ai colleghi siamo noi quelli che hanno, nel bene e nel male, insomma, rimodulato il regime forfettario come lo è attualmente. Anzi, quando ero sottosegretario, io avevamo tolto anche quei paletti, ecco, che poi sono stati reintrodotti dal governo successivo, il regime forfettario, che in realtà, insomma, funzionava molto male in quegli anni, ma dal 2019 ha avuto uno slancio estremamente importante, tanto che siamo arrivati, mi sembra, a più di 2 milioni sulle 5 milioni di partite IVA complessivi. Perché vi racconto questa cosa di Giavazzi? Perché io, nella mia anche onestà intellettuale, che voglio perseguire anche oggi, e quindi anche con questa delega fiscale, sono stato estremamente chiaro sulla proposta che veniva fatta. Tanto sul tema, direi assolutamente incredibile, dell'introduzione in Italia di un sistema duale. Duale con una unica imposta progressiva a scaglioni e un'unica imposta cedolare, una unica imposta. Allora io, insomma, siccome insomma, qualche 30 anni di esperienza professionale, insomma, e anche del resto, a Giavazzi ho chiesto: ma lei sa in quale regime fiscale c'è questo sistema duale? Io non mi ha risposto, gli ho detto, glielo dico io, c'è nei paesi scandinavi. Va bene, nei paesi scandinavi. Però voi pensate, una proposta, e qui era d'accordo anche ovviamente la parte della loro maggioranza, ho torto collo con noi, ecco, su una scelta che avrebbe cambiato in maniera estremamente radicale il panorama delle imposte cedolari. Imposte cedolari che io ritengo abbiano, è vero, in alcuni casi, insomma, sono anche forse numericamente anche troppe anche nelle percentuali, però in alcuni casi, se pensiamo a alcuni regimi cedolari come la cedolare secca sugli affitti abitativi, che noi auspichiamo diventi anche per tutti gli altri affitti, anche insomma, commerciali, industriali, e la flat, e non solo, sono state delle scelte
che comunque hanno portato una grandissima semplificazione. Rispondo a quello che diceva prima Dario De Otto sulla semplificazione, no? Ha portato una grandissima semplificazione, perché sono regimi, io mi ricordo quando l'abbiamo introdotta, che insomma sono parlamentare dal 2008, a parte un periodo in cui sono stato sindaco di Padova, prima anche sindaco di Cittadella, e quando abbiamo introdotto la cedolare secca sugli affitti, io mi ricordo, ero in commissione bilancio, mi ricordo il ragionamento fatto dal Ministero dell'Economia, dove voleva una copertura a suo tempo estremamente pesante, cioè estremamente pesante, sulla cedolare che poi l'anno successivo si è rivelata invece un'imposta che ha ipersemplificato il sistema, ma che ha portato anche a un'emersione dell'evasione. Allora bisogna anche che ragioniamo su questi temi. La semplificazione porta anche come effetto anche l'emersione dell'evasione. Allora io spiegavo queste cose a Giavazzi e lui rideva, i consigliati rideva. Io ho parlato anche degli effetti del regime forfettario, nel senso che molti l'hanno contestato dicendo che ha sottratto gettito all'IRPEF. In realtà poi ho detto, se guardate i dati, questo non è. E se consideriamo che il 50% delle aperture delle partite IVA dello scorso anno sono stato il regime forfettario, e poi gli spiegavo, guardi, lei ha citato anche il tema delle start-up, ma quale regime migliore per le start-up e i giovani professionisti che non sia il regime forfettario al 5% per 5 anni? No? 5% per 5 anni. E poi gli ho parlato degli altri temi, cioè i temi deflattivi del contenzioso, perché insomma quando tu arrivi a avere 1.200 miliardi di magazzino, qualche domanda te la fai, no? Giusto, dai, qualche domanda te la fai. Cioè se ogni anno peggiore, non migliora, nonostante tutti, se c'è un problema di riscossione, un problema estremamente evidente, se c'è un problema che la parte riscuotibile, io ripeto quello che dice Ruffini, che ripeto quello che dice qualsiasi persona che magari non conosce la materia. Lo stesso Ruffini ha detto la parte escutibile di questi 1.200 miliardi è inferiore ai 100 miliardi. Lui ha detto un importo anche inferiore a questo, parlava di 70 miliardi. Quindi vogliamo intervenire o vogliamo far finta di nulla? Vogliamo fare come il bilancio, non ce l'ho con i siciliani, c'è qualcuno della Sicilia qui oggi, come il bilancio della Regione Sicilia, dove vengono apposte nell'attivo dei crediti da anni. Io mi ricordo che faccio parte della Commissione sul Federalismo Fiscale, abbiamo fatto degli studi estremamente approfonditi, apposte nella parte dell'attivo dei crediti che erano già prescritti. Questo perché se tu li togli, il bilancio, voi che siete bilancisti, ecco come è sottoscritto, ecco, sappiamo benissimo cosa doveva. Allora, vogliamo continuare a dire che ci sono quei 1.200 miliardi oppure decidiamo di fare un ragionamento serio su strumenti deflattivi del contenzioso seri? Cioè, io non parlo di uno stralcio totale, però andare a valutare quelli che sono, intanto, le persone decedute. Ci sono anche le persone decedute. Le imprese fallite, con importi irriscutibili. Persone che non hanno nessun bene. Cioè, la maggior parte sono soggetti di questo tipo. Ci sono i furbi? Sì, ci sono i furbi in mezzo. Però, adesso che qualcuno mi venga a dire e raccontare che la panacea di tutti i mali è il concordato preventivo biennale, ve lo dico perché è una mia proposta di legge. Cioè questa è una proposta di legge, vieni qua che non fa il concordato preventivo biennale. Perché il carissimo amico Maurizio Leo era il nostro, era mio di Garavaglia, era il nostro consulente fiscale nel governo Conte 1. Abbiamo scritto con lui il regime forfettario, gli altri strumenti deflattivi e il contenzioso. Quindi è stato un percorso che è cominciato anni fa. E anche con il preventivo biennale, la nostra proposta di legge, ne parlava prima Alberto Gusmeroli, molte delle cose che sono dentro la riforma sono idee, magari no, ecco. Però
onestà intellettuale. Quello che c'è nella delega, secondo me, è estremamente positivo ed è una buona delega, perché affronta tanti temi. Affronta il tema dell'IRAP, come è stato detto prima, è da anni che diciamo cerchiamo di, come nei paesi seri, di trovare un'unica base imponibile sulle imposti dei redditi delle società. Ecco. Quindi, insomma, avere ancora un'imposta come l'IRA, dove voi che fate le dichiarazioni, insomma, se anche in parte minore rispetto al passato, ci sono due basi imponibili diverse, ma insomma, cosa serve? Uniamo queste basi imponibili. Infatti la nostra proposta poi è andata nella delega fiscale. Quindi si è partiti con le imprese individuali, come diceva prima Alberto, si andrà verso studi professionali, società di persone e poi si arriverà a società di capitali. Il ragionamento deve essere fatto a saldo zero, ma questo si vedrà, insomma, certo che è più semplice, parlavamo di semplificazioni prima, è più immediato trasformarlo in un addizionale all'IRES, piuttosto che mantenersi un bel tomo di dichiarazione di redditi e due basi imponibili, anche perché se vogliamo, so che se ne parla in maniera demagogica, so che non si arriverà mai a quello, perché anche i principi contabili sia nazionali che internazionali sul tema fiscale prevedono, insomma, delle visioni che sono diverse rispetto anche al nostro codice civile e il testo unico sulle imposte dirette. Quindi il tema del binario unico, del doppio binario e binario unico, non è facilmente risolvibile, però, insomma, un tendere verso delle basi imponibili che siano uniche per alcune imposte, questo si può fare, soprattutto sulle società. Cioè, perché deve esserci l'unico modello italiano dove una impresa in perdita deve pagare l'IRAP? Io ve lo chiedo, perché è l'unico caso probabilmente mondiale, questo non so, il calendario magari conosce il fisco internazionale, ma io penso che sia l'unico caso di un'imposta che va a colpire l'azienda in perdita. Per effetto sempre il solito delle imprese fiscali, cioè ciò che è civilistico non è fiscale. Ripeto, non è facile perché ovviamente i temi sono assolutamente diversi. Però vi ho fatto l'esempio di Giavazzi perché non ce l'ho con Giavazzi, un po' infastidito dell'atteggiamento. Cioè, hai davanti dei parlamentari con tanto di proposte di legge scritte, va bene, e con coperture fatte, ridere e poi presentare una riforma dove i due elementi essenziali erano il sistema duale, va bene, e la tassazione degli immobili, va bene, con una relazione che era completamente errata perché non teneva conto del fatto che l'Italia, ricordate gli esempi dei telegiornali di quei giorni sulla patrimoniale, che diceva in Europa l'Italia, gli italiani sono quelli che pagano di meno sul patrimonio. Sì, vabbè, ma se tu non ti ricordo dell'IMU e tutte le altre imposte, noi invece gli abbiamo sommato tutte le altre imposte e gli abbiamo dimostrato che probabilmente è uno dei paesi europei dove la tassazione del patrimonio è superiore, non inferiore. E questi cosa volevano fare? Va bene, visto che la delega era generale, ma era puntuale solo sulle rendite catastali. Va bene, quindi variazione delle rendite catastali per tutti i comuni d'Italia, va bene, con un aumento che giornali non di questa parte politica, ma di altra parte politica, avevano valutato con, insomma, un aumento della tassazione per le persone fisiche e per le imprese doppio, in quel caso anche triplo rispetto al precedente. Quindi questi erano i due elementi essenziali. Questa riforma invece tiene conto invece di tutti i ragionamenti che sono stati fatti, cioè del fatto dell'evoluzione anche dell'IRPEF, c'è stato negli anni, insomma, un passaggio 5, 4, 3 aliquote, finalmente di un concetto che io ho scritto la nostra legge sulla no tax area, cioè dobbiamo ragionare o no sul fatto che ci sono una serie di soggetti che sono milioni, sono migliaia, sono milioni,
che non fanno la dichiarazione dei redditi. Allora, vogliamo evidenziare una soglia effettiva come c'è in altri stati, come c'è in Francia, come c'è negli Stati Uniti d'America, che sotto questa soglia non si fa alcun tipo di adempimento ed è una soglia che può essere valutata tranquillamente sui 10-12 mila euro per i soggetti? Vogliamo effettivamente semplificare e togliere? Sulla famiglia, uno dei punti principali della delega è il tema ovviamente della crescita economica, mi sono appuntato questa cosa, del stimolo della crescita economica e della natalità. Allora, non dico niente di nuovo, insomma è un argomento all'ordine del giorno, ne parlano ormai tutti. Abbiamo raggiunto l'anno scorso la soglia minima di sempre sulla natalità. Allora, basta l'assegno unico, universale, io ho tre figli, vabbè, non ti vogliamo, io direi di no. Non basta l'assegno unico universale. È stata una grande innovazione l'assegno unico universale? Sì, perché abbiamo insomma spostato sulla parte assistenziale e abbiamo risolto il problema degli incapienti, che è un altro problema fiscale non da poco, il tema degli incapienti, probabilmente ne parlerete oggi durante il convegno. Quindi anche un incapiente, insomma, ha... Però io dico, questo ceto medio, che è quello che effettivamente voi guardatevi con attenzione ogni anno, la distribuzione di chi effettivamente paga le tasse in Italia e quali sono i redditi che pagano le tasse in Italia. Cioè bisognerebbe essere estremamente chiari. Quando io sento dire bisogna abbassare le tasse i redditi inferiori a 10.000 euro, dimostriamogli che questi già non pagano le tasse, cioè per effetto delle detrazioni e deduzioni. Altro problema, dopo finisco perché non voglio tediarvi. Con le detrazioni e deduzioni, milioni, decine di milioni di soggetti non pagano le tasse in Italia. Capite? Le tasse in Italia le paga il ceto medio. E allora, sulla natalità, proposta che ho fatto al ministro Giorgetti, abbiamo l'assegno unico, nella delega fiscale si cita anche questo, reintroduciamo le detrazioni per i figli a carico, reintroduciamo le detrazioni in modo che chi lavora, chi paga le tasse, abbia anche le detrazioni, chi non lavora avrà il sostegno. Chi ha un reddito basso ha l'assegno unico come incapiente, però questo ceto medio lo vogliamo sostenere che è il motore pulsante della nostra nazione. Chiudo con la tax expeditor, bellissima parola, meravigliosa, verdario, cioè ne parliamo da 30 anni, penso, cioè 30 anni. Le detrazioni e deduzioni sono aumentate in maniera esponenziale negli anni pre-Covid e post-Covid, perché ovviamente sono stati molto importanti gli incentivi nel periodo del Covid per rilanciare l'economia e ribasso il PIL, però insomma ogni governo, dico anche il nostro, cioè io non mi sottraggo da questa responsabilità per onestà intellettuale, ogni governo mette le sue detrazioni, deduzioni, crediti d'imposta, ognuno si inventa i propri microsettoriali, molte volte, oppure, parola buona è, lobbistici, cioè quel settore là bisogna garantirgli, perché non faccio nomi perché l'altra volta ho detto un nome, è venuto fuori, ecco, diciamo in maniera generica. Potrei farvi decine di esempi di detrazioni, deduzioni, bonus che dal mio punto di vista sono assolutamente inutili, portano a complicazione. Quindi il tema delle tax expeditor è un tema importantissimo, perché bisognerebbe prendere quei decine di milioni, erano 53 ma penso siamo arrivati a 80 adesso, 80 miliardi,
li spostiamo dove servono, li spostiamo alla riduzione effettiva della tassazione per il ceto medio, li spostiamo dove servono effettivamente per le famiglie con figli, perché probabilmente qualcuno non si rende conto che quando uno ha uno, due, tre figli, cioè dai pallonini all'asilo, alla scuola, allo sport, a qualsiasi cosa, cioè bisogna capire cosa spende una delle nostre famiglie, voi che avete figli. Bisogna capire questa cosa, lo Stato vuole aiutare o no? E allora continuiamo con i micro bonus, oppure decidiamo di utilizzare queste risorse e spostarle da un'altra parte. Quindi io concludo, perché gli ho scritto anche parecchie cose, le ho praticamente tutte tralasciate, però penso che questi siano temi importanti. Sul comportamento preventivo biennale, per onestà intellettuale, devo dire, voi siete colleghi, sapete che stiamo brancolando in buio. Questa è la realtà. Finché non c'è chiarezza, io ho colleghi, io ho l'attività sospesa, perché sapete che è incompatibile con l'attività di governo, quindi la sospesa, dopo, però lo studio c'è, con il mio, diciamo, socio che va avanti, io non opero, ovviamente fa lui, però le telefonate sono continue, ma sai qualcosa, ma è così, hai visto l'emendamento, c'è l'emendamento, dice, ma forse 2018, così, forse c'è in mezzo, cioè il problema delle normative fiscali per noi professionisti, io con attività, ripeto, sospesa, ecco, all'infinito, è che ci vuole certezza, certezza non si può cambiare ogni 5 minuti, oppure arrivare a un mese dalla presentazione delle dichiarazioni e non avere ancora certezza. Io penso che il quadrato preventivo non sia una buona idea, cioè almeno lo era all'inizio, però ne vedremo gli effetti. Io sono ovviamente realista e sento i colleghi, e sento voi, sento i colleghi, sento le difficoltà. Quindi semplificare vuol dire aiutare anche i professionisti, i commercialisti a lavorare, a presentare le dichiarazioni. Cioè il cliente molte volte non si rende nemmeno conto di quanto lavoro fa un commercialista, anche per fare un'analisi, un'elaborazione, per capire, ecco, cosa può, come può aiutare il... E il nostro lavoro dovrebbe essere di consulenza, non dovrebbe essere scartoffie. È diventato un lavoro di scartoffie. Io vi faccio ridere, io avevo lavorato alla Price Waterhouse nella certificazione di bilancio, poi ho fatto l'esame di Stato e ho fatto lo studio. La prima dichiarazione che ho fatto era 4 pagine. La prima dichiarazione l'ho fatta a mano. Adesso lasciamo stare che non bisogna fare le cose a mano, che c'è ovviamente il digitale, è perfetto. Però da quegli anni, 30 anni fa, ad adesso, la dichiarazione è un'enciclopedia. Cioè non è più una, è un'enciclopedia di dati che l'amministrazione finanziaria ha già. Questo è l'assurdo. L'abbiamo scritto nella delega fiscale, l'abbiamo scritto, io ho seguito la delega incentivi, e abbiamo scritto queste cose, cioè che l'amministrazione i dati ce li ha, non rompa più le scatole ai professionisti e alle persone di domandarli 100.000 volte. Cioè se sono Massimo Bitonci con il codice fiscale, hai già tutto, perché me lo domandi 100.000 volte? Va bene? E se altri dati ce li hai già, perché me li domandi 100.000 volte? Perché la dichiarazione può predisporla solamente un professionista che è stato là a studiarsi ovviamente la normativa per mesi, perché è completamente diversa da quella che precedente, e perché i quadri cambiano completamente, e perché i flag cambiano completamente. Io questo Dario dico, cioè io vedo, sarà una visione basica forse, cioè, perché ovviamente c'è chi viaggia su l'iperspazio, basica, ma un professionista, cioè fare consulenza al proprio cliente, deve passare il tempo a compilare flag, campi, andare in cerca di dati che tante volte il cliente non sa neppure dove trovare. Quindi concludo con una, ovviamente, buon lavoro a tutti. Scusate se sono stato un po' prolisso in questi minuti, con questo ovviamente perché rimanga agli atti,
un aspetto estremamente positivo della delega fiscale, cioè sono molto favorevole e ho lavorato anch'io alla delega fiscale, però è una delega, nel senso che dalla delega poi al resto noi ci attendiamo e lavoreremo in questo senso perché quello che prima ha chiamato Musmeroli pancello caldo, ecco, diventi una vera riforma fiscale perché il settore, le imprese, i cittadini, i professionisti hanno bisogno di riforme. E guardate che qui bisogna togliere, non aggiungere. Qui bisogna togliere robe, non aggiungere.